Buongiorno, ci siamo qua con Jack e la Giorgia Abel. Siamo partiti dal parcheggio della Valpopena e stiamo facendo appunto tutta la valle che costeggia il fiume. Abbiamo sci ai piedi ma la neve durissima. Fatta la Valpopena, a un certo punto si inizia a salire per la Val delle Baracche, che è là in fondo, e dopo si svolta ancora a destra per arrivare in Forcella. Abbiamo costeggiato sempre il sentiero 222 qui a destra, ecco la Val delle Baracche, cristallino di Michelin. 122 euro. La risalita del canale in Val delle Baracche, tre cime, sole stupendo e Jackson con le ciaspole. Il nostro super youtuber Ale, super Ale con tre sci. Anche se c'è il sole, c'è un po' freschino e il nostro canale sarebbe quello lì. Adesso vediamo com'è la situazione, al massimo lasciamo gli sci all'inizio del canale. Il buon Jack con le sue ciaspole sta andando da Dio perché non l'ho sentito neanche dire una parola. Bravissimo. Affonda un po', ma le ciaspole servono proprio a quello. Vediamo. Quindi sale su per queste roccette qui a sinistra? No, a destra. A destra? Vedo dei cavi là. Adesso non mi ricordo bene, comunque. Guarda, c'è anche cavi. Cavi. C'è una cavi. Ah, c'è una cavi. Ora cambiamo l'assetto. Lasciamo gli sci. Ah, freddo! Abbiamo messo via tutto. Vieni dalla Spagna. Argentina, nato in Argentina, e poi abbiamo un equatoriano e un brasiliano. Ma dai! Sì! Il ciaspolatore avevo capito che... Bellissimo! Sì, sì, sì! Temerari! Adesso abbiamo messo via gli sci, abbiamo messo sui ramponi, picca la mano e si va su da sto canale qua. Canale, una picca, ramponi, guardate, Jackson, oggi un'altra avventura. Oh, freddo. Dopo cima bagni di domenica scorsa, oggi siamo qua, un altro canale. Proviamo sul cristallino di Misurino oggi. Guardate che roba, spettacolo. Ok, no, non è scarica, è solo per il freddo. Ecco qui, ancora dentro il canale. Eccoci.
Sì, là, sì. Ok. Lo proviamo? Vedi Jack? Facciamo... Anche con loro che abbiamo conosciuti adesso stiamo facendo squadra. Questa è una roba bella. Dai Ale, si parte con un po' di misto, fai un po' di roccia. Siamo a Forcella delle Bance. Siamo sotto la cima del cristallino di Missurina, ma per noi oggi l'avventura si ferma qua, anche perché sarebbe da risalire lì, tutto lì su è con poca neve, è molto molto pericoloso, già abbiamo un salto di roccia dove dobbiamo fare una calata e in più sta venendo brutto tempo, sta iniziando a nevischiare. Oggi ci fermiamo qua, il cristallino lo proviamo magari d'estate. Bello, bello lo stesso fin qua, un bel canale, finisce qua il canale. Poi dopo vedi Jack, c'era da risalire lì, sì. E la cima è qui vicinissima, ma non ci sono le condizioni secondo me oggi. Ale che prepara la nostra calata. C'è la neve che arriva in fondo. Non è metà. Oh, vabbè, hai fatto il nodo nella punta? No. Grande. Alla grande, vai Ale. Hai visto di là che non sono riuscito a farlo passare? Dove? Allora ci stiamo calando da dove c'era questo salto di roccia qua, su uno spuntone abbiamo fatto una sosta e ci stiamo calando fino a dove ormai c'era tutto neve, adesso da qui in giù è tutto semplice, almeno siamo arrivati alla Forcella delle Bance, peccato per la cima, ma la neve quest'anno, perché anche questo salto qua doveva essere coperto dalla neve di solito quando si fa d'inverno. Vabbè. Eccoli Jackson che si cala, ormai è giù alla base del salto di roccia. Eccomi già ormai qua giù, dietro di me la Val delle Baracche si chiama, e adesso andando ancora diritto qui avanti ci ricolliamo giù alla Val Pupena e dopo a sinistra torniamo verso la macchina. Qui c'è Jackson. Era lassù prima dove c'è il canale. Ecco già tornati all'incrocio di stamattina, quello che a destra va a Val delle Baracche e il tempo sta peggiorando notevolmente, infatti ora andiamo il prima possibile alla macchina e dopo casa. Comunque ambiente veramente spettacolare. Al punto di partenza Ponte Val Pupena a quota 1660, proprio il tornante che arriva su da Carbonin oppure dall'altra parte arriva dal lago di Missurina. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto
iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao!